Commissione quinta e quattordicesima in congiunta sono impegnate in questo lavoro di audizione istruttorio per l'esame del documento che verrà fatto in Commissione e in Aula. Stamattina proseguiamo con i rappresentanti di ABI, poi FIPE, Investitalia, Confimprese Italia. Comunico che ai sensi dell'articolo 33,4 del regolamento del Senato è stata richiesta l'attivazione del circuito audiovisivo e la trasmissione sul canale satellitare sulla web TV del Senato. La Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso e quindi consideriamo tale forma di pubblicità adottata per tutto il proseguo dei lavori. Vedo collegato e do il benvenuto al dottor Sabatini, direttore generale di ABI. Mi viene segnalato che sarà accompagnato dal dottor Torriero e dalla dottoressa Gallotti. Benvenuto, grazie di questa sua disponibilità da parte mia, del presidente Pesco qui accanto a me, di tutti i commissari. Io, direttore, le darei la parola per la sua relazione. Abbiamo 30 minuti a disposizione, magari sarebbe utile lasciarci qualche minutino alla fine per eventuali domande o richieste di chiarimento dovessero emergere da parte dei commissari. La ringrazio per averci già fatto avere anche una memoria scritta, molto utile per l'esame che ognuno di noi dovrà fare. Le rinnovo la buona giornata e le do subito la parola. Prego, dottore. Grazie, grazie illustri presidenti, grazie anche a nome del presidente per questo invito a esprimere considerazioni in merito alla strategia nazionale per l'investimento delle risorse europee destinate alla ripresa e allo sviluppo dell'economia per uscire dalla crisi determinata dalla diffusione del virus Covid-19. Le banche fanno e faranno la loro parte, non faranno mancare il loro supporto nel cammino di modernizzazione e di sviluppo dell'Italia, così come sono state e sono giornalmente impegnate a fianco delle famiglie e delle imprese per affrontare la fase emergenziale ancora della crisi. Impegno che si traduce nello sforzo di dare attuazione alle misure varate dalle istituzioni della Repubblica in termini sia di moratorie, ricordo l'ammontare dei prestiti oggetto di sospensione del rimborso dei pagamenti che ammonta a 295 miliardi, ovvero i finanziamenti garantiti dal Fondo Centrale che sulla base delle ultime rilevazioni della Task Force ammontano a 141 miliardi, cui si aggiungono oltre 21,6 miliardi di garanzie, di finanziamenti garantiti dalla SACE. Quindi le banche stanno svolgendo un ruolo fondamentale sia nella fase della gestione dell'emergenza, sia per preparare la ripresa, ma perché ciò sia possibile occorre che anche il quadro regolamentare di vigilanza sulle banche continui a supportare l'attività di erogazione del credito e quindi nel perseguire l'obiettivo di stabilità tenga anche conto dell'obiettivo della crescita economica e non riduca l'efficacia dell'azione delle banche tornando a rimuovere o non consentendo delle ulteriori modifiche del quadro regolamentare che possono creare effetti prociclici e quindi ridurre la capacità di sostegno a imprese e famiglie. Sotto questo profilo, un passo avanti utile è stato il chiarimento intervenuto a gennaio dall'autorità bancaria europea, chiarimento fortemente auspicato e richiesto dall'associazione bancaria, con il quale è stato precisato che in caso di proroga di una moratoria per legge o sulla base di accordi di imprese, questa proroga non fa scattare immediatamente per l'intero periodo di cui il finanziamento ha goduto
della sospensione, la valutazione dell'onerosità ai fini di eventuali classificazioni dell'esposizione, ma questa valutazione è limitata soltanto all'ulteriore periodo di estensione della posizione oggetto di proroga. Questo di fatto consente di non avere difficoltà particolari a fronte dell'estensione prevista dalla legge di bilancio delle moratorie fino al giugno 2021. Chiarimento importante, necessario, ma non sufficiente. In questa fase, dove è fondamentale anche offrire possibilità di ulteriore sostegno alle imprese, alle famiglie con ulteriori misure di agevolazioni per i debitori, tema anche sollevato a livello europeo dalla stessa Commissione, e quindi la possibilità di consentire anche misure di ristrutturazione dei debiti, ecco, queste misure oggi trovano degli ostacoli nelle rigidità previste ancora dalle linee guida dell'autorità bancaria europea. E la richiesta di queste modifiche non viene soltanto dall'Associazione Bancaria Italiana. Recentemente abbiamo pubblicato un documento insieme alle associazioni bancarie tedesche riunite nella German Banking Industry Committee, proprio per chiedere una revisione delle regole dell'EBA disciplinano la possibilità di offrire misure di ristrutturazione ai prestiti e alle imprese. Quindi il quadro normativo svolge un ruolo importante nel consentire o limitare l'intervento del settore bancario in questa fase della crisi. Venendo più specificamente al tema di questa audizione, come lei ricordava, abbiamo distribuito un documento che cercherò di sintetizzare. Il documento è organizzato con alcune considerazioni di ordine generale e poi per i singoli capitoli in cui è organizzato il PNRR nazionale fornisce delle indicazioni, dei suggerimenti più di dettaglio. Venendo quindi alle considerazioni di ordine generale, ovviamente l'utilizzo delle risorse del PNRR dovrà consentire il recupero di tassi di crescita all'economia italiana che assicurino la sostenibilità anche nel medio periodo del debito pubblico e che quindi consentano di mettere in prospettiva il rapporto debito-PIL su un sentiero di riduzione. Inoltre, le modifiche legislative, gli incentivi che saranno parte del piano, debbono avere il carattere di certezza e stabilità nel tempo per poter creare aspettative positive e dare la possibilità ai potenziali fruitori, ma anche ai finanziatori, di pianificare piani di investimento e piani di finanziamento e quindi poter contare sul mantenimento delle agevolazioni per il tempo necessario. Infine, è fondamentale che vi sia semplicità, facilità di accesso alle misure, specie per ciò che concerne agevolazioni di incentivi, sia per quanto riguarda le procedure previste, sia per la chiarezza dei criteri di applicazione. Venendo specificamente al tema delle misure di carattere finanziario, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prevede l'utilizzo di strumenti finanziari per favorire anche l'apporto di risorse private, sia in forma di credito che di capitale, al fianco di quelle pubbliche per attivare nuovi investimenti, e questo in particolare nell'area delle filiere strategiche, del miglioramento dei servizi turistici, delle infrastrutture ricettive, dell'economia circolare e dell'housing sociale. In questo contesto, il PNRR ipotizza anche la costituzione di un fondo di fondi che alimenti fondi operativi specializzati per gestire strumenti finanziari, rischi assunti e settori di intervento. E inoltre si prevede anche la possibilità di favorire le sinergie tra gli interventi finanziari attraverso il programma europeo InvestEU e quelli del Recovery Resilience Facility. Quindi questo
Queste combinazioni permettono di massimizzare l'efficacia e l'efficienza delle risorse messe a disposizione. Ma perché queste misure possano sviluppare al meglio il loro potenziale, è necessario che i diversi strumenti finanziari funzionino in maniera omogenea e per tipologia di obiettivo, quindi evitando la proliferazione di misure agevolative con una polverizzazione delle risorse disponibili e una maggiore difficoltà a canalizzare gli incentivi verso i beneficiari finali, soprattutto in tempi compatibili con l'urgenza e la necessità di favorire la ripresa. Dal nostro punto di vista, i possibili strumenti finanziari agevolativi possono essere ricondotti a tre categorie: garanzie a favore delle imprese sui finanziamenti bancari, contributi a favore delle imprese in conto interessi sui finanziamenti bancari, finanziamenti agevolati a favore delle imprese eventualmente associati a finanziamenti bancari. A queste misure, che ovviamente guardano al credito, poi si devono aggiungere gli strumenti di partecipazione al capitale di rischio e quindi gli strumenti per favorire la ricapitalizzazione delle imprese, su cui poi tornerò più avanti. Tornando alle tre tipologie di agevolazione di cui facevo cenno, sarebbe importante poter immaginare per ciascuna di queste categorie la realizzazione di altrettante piattaforme nazionali finalizzate alla loro erogazione secondo modalità quindi standardizzate, semplici e trasparenti. Ad esempio, per la garanzia sui finanziamenti bancari abbiamo già una possibile piattaforma che funziona efficacemente e alla quale si dovrebbe far riferimento, ed è il Fondo Centrale di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese, uno strumento ben noto a imprese e banche, con flussi informativi già standardizzati e informatizzati e che consentono e hanno consentito anche in questa fase anche l'invio massivo di dati. Le nuove garanzie quindi per l'accesso al credito delle imprese dovrebbero essere gestite direttamente dal Fondo di Garanzia per le PMI o comunque seguirne lo schema operativo, eventualmente poi con specifici segmenti per settori, filiere o aree geografiche. Anche per misure che prevedano contributi in conto interessi esiste un possibile modello di riferimento e che funziona e che banche e imprese hanno imparato a gestire efficacemente. Faccio riferimento alla nuova legge Sabatini, che quindi dovrebbe rappresentare, come dicevo, il modello di riferimento. Lo stesso per i finanziamenti agevolati, pur non esistendo oggi una piattaforma unica o uno schema agevolativo unico, esiste comunque un modello a cui poter fare di riferimento, da cui con le necessarie semplificazioni e standardizzazioni comunque si potrebbe partire, e faccio riferimento al fondo rotativo delle imprese. Le piattaforme dunque dovrebbero servire per l'erogazione di agevolazione anche di matrice locale, prevedendo quindi, come già oggi è per il Fondo di Garanzia delle PMI, delle sezioni regionali. Un discorso a parte è quello che riguarda, come dicevo, le misure di capitalizzazione delle imprese, e qui abbiamo visto che nel PNRR forse non sono stati dati sufficienti attenzioni a questo tema. L'eredità di questa crisi sarà sicuramente un elevato un debito delle imprese, e quindi occorreranno anche misure di ricapitalizzazione affinché questo debito possa essere gestito e sostenuto. Venendo alle riforme, vorrei citare tre temi importanti per il settore bancario. In particolare, il tema dell'efficienza della giustizia civile, la certezza del diritto, la definizione dei contenziosi in tempi certi e ragionevoli sono precondizioni per lo sviluppo delle imprese in un contesto di legalità e per migliorare anche l'attrattività dell'Italia rispetto agli investimenti esteri.
Un secondo tema è anche quello del sistema fiscale. Ora, senza entrare nelle complessità di questo tema, le semplificazioni delle procedure non riguardano soltanto il rapporto tra l'erario e i cittadini, ma anche i soggetti che a vario titolo intervengono nel processo di esazione dei tributi, ad esempio come sostituti di imposta. E l'evoluzione del sistema fiscale poggia molto sulle banche che hanno elevate responsabilità e rischi fiscali. La gestione di questi compiti per obblighi di legge quindi dovrebbe essere inquadrata in un ambito di semplificazione dei processi, in un più corretto rapporto tra amministrazione finanziaria e banche, e quindi dovrebbe ispirarsi a principi di equità, evitare oneri impropri, di semplificazione, e di efficienza. Infine, vorrei citare anche il tema della, riforma degli ammortizzatori sociali. Tema già avviato con il tavolo convocato dal ministro Orlando. Da questo punto di vista è sicuramente fondamentale, specie in questa fase, assicurare l'estensione delle tutele a tutti i lavoratori, ma allo stesso tempo occorre anche salvaguardare le diverse esigenze e positive esperienze dei singoli settori. E quindi in questo contesto l'ipotesi di accomunare entità diverse, ad esempio come le banche, insieme ad altre categorie di imprese industriali e commerciali in un unico sistema pubblico di ammortizzatori sociali, in costanza di rapporto, rischierebbe di privare le banche del proprio ammortizzatore sociale efficiente e adeguato alle esigenze di lavoratori e imprese, peraltro ammortizzatore sociale totalmente finanziato dal settore, e quindi evitare di gravare le banche stesse di ulteriori costi per alimentare strumenti di cui poi non potrebbero usufruire. Presidente, poi il documento prosegue con una serie di specifici temi a seconda dei capitoli indicati nel documento del PNRR. Reso pubblico, ma per brevità chiuderei qui il mio intervento, ovviamente rimanendo disponibile sui singoli temi a entrare più nel dettaglio. Bene, grazie direttore. Presidente Presco, senatore Dell'Oglio per una domanda, grazie. Grazie direttore, buongiorno. Un'indicazione, io ho andato avanti a leggere anche il documento che ci avete inviato. È arrivato al punto sull'innovazione organizzativa della giustizia, mi era venuta una curiosità. E a un certo punto voi stabilite che nel PNR non si prevede nulla sul versante del processo esecutivo e che giustamente intervenire sul processo esecutivo si andrebbe a intervenire sulla riduzione dello stock dei crediti deteriorati di cui voi come banche spesso siete utenti. Mi chiedevo, avete delle informazioni in merito alla suddivisione per classi di dimensioni aziendali, dimensioni dei soggetti per cui si generano questi crediti deteriorati? Perché non vorrei che potesse passare l'ipotesi, visto che alla fine stabilite che l'emergenza Covid diciamo, impatta, fra cui anche la proroga e la sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa. Non vorrei che il problema passasse sul fatto che soggetti che hanno proprio causa Covid avuto problemi e quindi magari sono di tante piccole situazioni possano invece essere spazzate via da una singola situazione di credito deteriorato che magari non aveva ricevuto per tempo una valutazione adeguata per cui ci si trova e non per questione Covid ma per questioni di affidamenti particolari. Ci si trova in queste condizioni. Quindi se avevate già una suddivisione per classi, perché questo credo che abbia un impatto molto forte sulla questione della riduzione dello stock. Dottor Sabatini, grazie per questa relazione. Avrei qualche domanda su una narrazione odierna di questi giorni riferito alle imprese buone e alle imprese cattive. Sostanzialmente
ci si dice che andrebbero discriminate le imprese cattive, quelle che difficilmente possono stare sul mercato, e probabilmente quelle a cui sarà difficile erogare dei finanziamenti. Ecco, volevo chiedere se ABI sta valutando questa ipotesi e come farà per fare questo, se lo vorrà fare, oppure se è necessario, come spero, cercare qualsiasi strada per riuscire a salvare il maggior numero delle imprese, magari offrendogli la possibilità di riconvertire i propri cicli produttivi, la propria posizione sul mercato e rivedere un po' la situazione appunto imprenditoriale. A questo fine chiedo ad ABI se non è necessario magari prevedere degli incentivi per la riconversione, per le fusioni, per gli accorpamenti tra imprese, al fine appunto di avere maggiore opportunità di mercato e quindi di creare business e utili. Su questo chiedo ad ABI se tra gli strumenti elencati non fosse necessario anche prevedere dei bandi o degli strumenti o degli incentivi finalizzati attivabili attraverso una validazione del progetto dell'impresa, nel senso che sostituire ad esempio la garanzia che l'impresa dovrebbe fornire per avere un finanziamento attraverso la validazione di un progetto, ad esempio di riconversione oppure comunque di un progetto di natura imprenditoriale e industriale. Allo stesso tempo vorrei chiedergli, sempre riferendomi alla narrazione imprese buone, imprese cattive, se non fosse il caso di creare degli strumenti finalizzati ad agevolare la risoluzione stragiudiziale dei contenziosi, al fine di permettere a molte aziende in difficoltà di tirare una riga e ripartire. Allo stesso tempo chiedo ad ABI gentilmente qual è la situazione sulle moratorie attuali, se fosse necessario prevedere un'estensione delle stesse moratorie e soprattutto chiedo quali sono i vostri segnali sui finanziamenti erogati tramite garanzia pubblica, nel senso che se quali sono le previsioni di ABI su potenziali non pagamenti dei finanziamenti erogati tramite garanzia pubblica. Grazie. Ci sono altre richieste? Non ne vedo. Prego, direttore, allora per la sua replica in risposta. Grazie per le domande. Comincio a rispondere al senatore Dell'Oglio. Allora, per quello che riguarda il tema del processo esecutivo, qui ovviamente le banche sono sotto la forte pressione delle autorità di regolamentazione e di vigilanza affinché evitino l'accumulo di crediti deteriorati. Durante la grande crisi finanziaria, sulla base di una nostra analisi, abbiamo stimato che oltre il 50% dell'accumulo di crediti deteriorati che si era determinato in quella fase era causato dalla non allineamento dei tempi di recupero dei crediti attraverso le procedure esecutive rispetto alle medie europee. Quindi questo è un tema sicuramente molto rilevante. Per quello che riguarda poi l'analisi dei dati e quindi delle possibili situazioni di default per classi dimensionali, ma qui il tema è, da un lato, questa è una crisi asimmetrica che colpisce non nello stesso modo tutti i settori, tutte le filiere e all'interno delle filiere anche in maniera differenziata le imprese. Quindi più che per dimensioni di imprese farei riferimento alle classi di dimensione dei finanziamenti e quindi qui anche facendo riferimento alle dimensioni dei finanziamenti previste dai vari decreti poi convertiti, abbiamo i finanziamenti fino a 30.000 euro e poi i finanziamenti di importo maggiore fino poi arrivare ai finanziamenti di grandi dimensioni, quelli garantiti
dalla garanzia della SACE. Qui andare a fare una stima, e a questo punto mi collego anche alle domande del Presidente Pesco, andare a fare una stima delle probabilità di default su queste singole situazioni è estremamente difficile, ed è per questo che quello che noi stiamo fortemente chiedendo alle autorità di vigilanza e regolamentari è di abbandonare gli approcci automatici che trattano tutte le imprese nello stesso modo all'apparire di alcuni segnali che sono indicatori di difficoltà. Faccio riferimento quindi ad esempio alle nuove definizioni di default o al cosiddetto calendar provisioning. Quello che oggi è essenziale è effettivamente la capacità della banca di effettuare l'analisi del merito di credito caso per caso, andando effettivamente sulla base dei dati specifici delle singole situazioni, della storia creditizia e quindi dell'analisi di tutti gli elementi che la banca ha a disposizione per valutare la capacità dell'impresa di superare la fase di emergenza. Un approccio come quello appunto della nuova definizione di default, che prevede un'automatica classificazione in default soltanto alla verificarsi di un ritardato pagamento per 90 giorni di un importo cosiddetto rilevante, cioè di misura superiore a 100 euro per le famiglie e per le microimprese o 500 euro per le imprese e che rappresenti più dell'1% dell'esposizione complessiva del debitore nei confronti della banca, ci sembra un meccanismo fortemente prociclico che può determinare un'accelerazione delle crisi delle imprese e quindi aumentare il numero di crediti deteriorati. Quello che oggi deve essere fatto è evitare, attraverso le misure di sostegno e quindi le possibilità di assistenza che le banche possono offrire alle banche, alle imprese in termini di ristrutturazione delle imprese, che si generino i crediti deteriorati. Quello che noi oggi osserviamo è che c'è a livello europeo, anche della Commissione, una forte preoccupazione e attenzione sulla fase successiva, cioè quando si saranno determinati i crediti deteriorati, come gestirli. Secondo noi quello che occorre fare è evitare il più possibile che si generino crediti deteriorati, ed è per questo che è necessario che alcune regole, quella a cui facevo riferimento prima, e cioè il limite molto stringente che viene dato dall'EBA per le misure di ristrutturazione dei debiti, siano allentati o sospesi proprio per consentire di fare quegli interventi di allungamento delle scadenze dei prestiti, di ristrutturazione dei piani di ammortamento, che possono effettivamente aiutare l'impresa a superare la fase di emergenza e garantire anche un progressivo ritorno alla normalità. In effetti la cosa fondamentale sarà mantenere tutte le misure di supporto fin tanto che dura l'emergenza e poi con la massima gradualità rimuoverle e tornare a una situazione di normalità, perché sicuramente l'uscita dalla crisi e la ripartenza avrà tempi lunghi. Da questo punto di vista, ad esempio, un'altra misura importante potrebbe essere quella di prevedere nell'ambito del temporary framework degli aiuti di Stato l'allungamento della durata dei prestiti garantiti dagli attuali 6 anni ad almeno 10 o 15 anni, quindi in modo da consentire alle imprese di spalmare su un orizzonte temporale più lungo l'onere del rimborso del finanziamento e quindi agevolando anche il riequilibrio della situazione finanziaria. Quindi occorre in questa fase individuare tutte le misure
per poter aiutare le imprese che hanno prospettive di recupero a superare la fase di emergenza e ritornare progressivamente in una fase di normalità. Quindi da questo punto di vista misure che possano agevolare anche l'intervento di nuova finanza nell'ambito di piani di ristrutturazione o anche immaginare specifici veicoli che possano aiutare la ristrutturazione delle imprese sono sicuramente molto importanti, così come anche gli incentivi per l'aggregazione. Qui ricordo che era stato previsto come misura a favore di tutte le imprese la possibilità di convertire in crediti d'imposta le imposte differite attive in occasione di operazioni di fusione e di aggregazione. Ecco, quella è sicuramente un esempio di misura agevolativa e che spinge verso le aggregazioni e le fusioni. Tema delle moratorie, sicuramente riteniamo importante che si possano ulteriormente prorogare, ma qui nuovamente è necessario un intervento sulle regole europee, perché a regole costanti, nonostante l'interpretazione positiva che ci è stata data dall'EBA, un'ulteriore proroga per ulteriori periodi delle moratorie probabilmente farebbe riscattare la regola che porterebbe a una classificazione come ristrutturazioni onerose e quindi con la riclassificazione in default di queste moratorie. Quindi da questo punto di vista occorre una nuova forte interazione con le autorità europee per consentire un'estensione della moratoria oltre il termine del giugno. Infine, sul tema dei finanziamenti assistiti da garanzie pubbliche, un primo tema riguarda il fatto che le nuove regole sulla definizione di default determinano il default su tutte le linee di credito del debitore laddove risultasse in default anche su una singola linea. Quindi laddove scattasse il default su un'esposizione di una impresa che ha anche un'esposizione con la banca garantita o dal Fondo Centrale di Garanzia, anche quella esposizione per effetto delle nuove regole sul default entrerebbe in default, quindi anticipando rispetto al momento in cui si avvierebbe il processo di rimborso, tenuto conto che questi finanziamenti hanno un periodo di grazia di 2 anni. Ed è anche per questo che è importante poter valutare strumenti che prima del verificarsi di eventuali situazioni di difficoltà possano aiutare le imprese a ristrutturare la loro situazione finanziaria. Quindi da questo punto di vista è anche molto importante il dialogo tra banca e impresa, perché siano individuati per tempo, prima che si superino quelle soglie che oggi la normativa pone per la classificazione in default, che si evidenzino per tempo i segnali di difficoltà, di tensione finanziaria. Quindi da questo punto di vista anche la capacità delle imprese di poter prevedere l'evoluzione dei loro flussi finanziari e quindi trovare con le imprese anche delle soluzioni prima che scattino le misure che poi portano necessariamente al default. Da questo punto di vista anche insieme con AMCO e anche sotto un input del Ministero dell'Economia e delle Finanze stiamo studiando e valutando
delle misure, degli strumenti, un veicolo che possa effettivamente agevolare la ristrutturazione di questi finanziamenti in una fase preliminare rispetto alla eventuale criticità rappresentata dal default. Approfitto, direttore Sabatini, per una cosa velocissima. Su incentivo 110%, anche voi chiedete un allungamento, mi sembra. Su questo sappiamo che c'è un problema di anni, sostanzialmente, perché i pagamenti europei possono arrivare al massimo fino al fine 2026, quindi 2027, e quindi ciò si scontra con la durata del pagamento statale che è spalmato sui 5 anni. Ecco, su questo avete previsto qualche strumento o l'unica soluzione sarebbe quella di accorciare gli anni di riscatto, per intenderci? Grazie. Ovviamente la strada maestra sarebbe quella di poter intervenire sul quadro di regole europee in modo effettivamente da avere un contesto più semplice. In assenza di questo, ovviamente si dovranno studiare misure differenti, ma quindi misure da mettere ex novo sul tavolo e quindi anche con tempi più lunghi di realizzazione. Di fatto per i finanziamenti fino a 30.000 euro è stato possibile allungare la durata dei finanziamenti. Credo che da questo punto di vista l'interazione con la Commissione, che continua a evidenziare l'importanza di mantenere tutte le misure di flessibilità e di supporto a favore delle imprese per tutta la durata della pandemia, dovrebbe essere la prima azione da percorrere. Grazie mille. Grazie a lei, Presidente. No, non vedo altre richieste, quindi io credo che possiamo considerare conclusa questa sua audizione. La ringraziamo, dottor Sabatini, e ci risentiamo nelle prossime settimane. Grazie, buona giornata. Grazie a loro, grazie Presidenti. Abbiamo già il nuovo audito, la Federazione Italiana Pubblici Esercizi, FIPE, dottor Matteo Musacci, vicepresidente nazionale e presidente dei giovani, dottor Roberto Calugi, e l'avvocato Rebecca Giuliani. Io vi darei subito la parola. L'oggetto è il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Siamo impegnati come commissioni 14ª e 5ª in congiunta ad un esame parlamentare. Vi darei subito la parola. Siamo già un po' in ritardo con i tempi, abbiamo all'incirca mezz'ora per la vostra relazione ed eventuali anche domande dovessero necessitare da parte dei commissari. Prego. Buongiorno, grazie mille dell'invito, grazie ai presidenti della 5ª Commissione Bilancio, senatore Pesco, e della 14ª Commissione Politiche dell'Unione Europea, senatore Stefano, e a tutti i componenti questa mattina presenti, per aver invitato la FIPE, la Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi, all'odierna audizione. La FIPE è l'associazione leader del settore della ristorazione e dell'intrattenimento, contando oltre 120.000 imprese associate nel mondo dei ristoranti, bar, pizzerie, discoteche, grandi catene di ristorazione collettive multilocalizzate, ma anche imprese di catering, banqueting, sale da gioco, società emettitrici di buoni pasto, stabilimenti balneari, insomma un mondo davvero davvero variegato che conta circa 1.300.000 addetti nel settore e oltre 300.000 imprese. Oggetto, lo avete ricordato, dell'odierna audizione di oggi è appunto
La proposta di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, un passaggio storico davvero, davvero senza precedenti, una sfida per una crescita inclusiva che impegna tutti, nessuno escluso, in cui la FIPE, il nostro settore, il settore che rappresentiamo, vuole e deve essere davvero protagonista. Perché? Perché è un'occasione davvero per l'Italia, per un'Italia che da vent'anni a questa parte fa fatica a tenere il passo all'economia europea per voltare pagina, e noi vogliamo fare la nostra parte. Non è questa l'occasione per descrivervi e raccontarvi la profonda crisi che questa pandemia ha rappresentato per il nostro settore, anche se è bene ricordare che oltre il 60% dei nostri fatturati sono stati volatilizzati da questo anno di crisi economica. Però è necessario, proprio per questa crisi e proprio perché il nostro settore è stato così fortemente investito, cercare di avere un approccio inclusivo nel piano di nazionale di ripresa e resilienza, per scongiurare quelli che sono gli interventi frammentari e tenere a mente che una strategia efficace e coerente di rilancio del paese impone davvero un approccio di sistema. Un esempio su tutti: se due emerge dal PNRR che due capisaldi sono quello dell'agroalimentare e del turismo, non possono escludersi appunto i pubblici esercizi italiani come componente essenziale di queste due macro aree. Ma prima di entrare nel vivo delle osservazioni al PNRR, desideriamo raccontarvi quelli che sono alcuni punti di forza e alcune criticità del nostro settore, propedeutiche entrambe poi alle osservazioni che vi illustrerò. Allora, la ristorazione, il mondo del cibo, il mondo delle discoteche in Italia sono tra gli elementi di maggior successo dell'offerta turistica italiana, costituiscono un elemento di grandissimo fascino per il turista internazionale. Molti piccoli borghi italiani, spesso dimenticati o a rischio abbandono in Italia, sono diventati famosi anche grazie magari ad un ristorante o ad un bar che lì ha trovato casa e che sono diventati appunto meta turistica internazionale. La cucina italiana è il secondo fattore di scelta dell'Italia come destinazione turistica da parte dei turisti stranieri e il primo motivo per cui questi turisti poi in Italia ritornano. La cucina come strumento di soft power è davvero la nuova frontiera delle politiche commerciali di numerosi stati europei da tempo. Pensiamo per esempio ai piani strategici di investimento che hanno adottato i paesi scandinavi, la Danimarca in primis, e i grandissimi risultati che hanno ottenuto investendo sul settore dei pubblici esercizi. Ma la ristorazione, attenzione, non ha solo funzione immateriale, perché non dimentichiamoci che gli turisti stranieri nel nostro mondo spendevano 8 miliardi di euro all'anno nei pubblici esercizi italiani. E allora, visto che si parla di miliardi di euro, vi do un altro dato: 20 miliardi di euro di acquisti di materie prime dalla filiera agroalimentare e l'industria alimentare. Il pubblico esercizio è anche il coronamento del percorso di diffusione storica, culturale, gastronomica dei prodotti DOP e IGP italiani. Ma il ristorante italiano, il bar italiano, ha anche un primato nel mondo, che è quello del Food in Italy. Il ristorante italiano nel mondo pesa 158 miliardi di dollari. Secondi a noi, arriva il Giappone con un dato di 44 miliardi di dollari. Quindi il ristorante, il bar italiano, il vivere italiano nel mondo rappresenta il brand che poi fa venire i turisti in Italia. Il mondo ha fame di Italia, vuole provare il nostro mondo all'estero e poi riprovarlo nel nostro paese. E veniamo ad un altro punto di forza che ci inorgoglisce, che riguarda il mondo del lavoro, con tre capisaldi, tre colonne portanti: donne, giovani e sud. Il nostro settore, il pubblico esercizio, il 30% delle nostre imprese è rappresentato da donne, un quinto delle nostre imprese è guidato da un giovane under 35 e la più alta concentrazione di imprese giovanili è al sud, con regioni ai primi posti come Sicilia, Calabria e in terza posizione Campania.
Questo significa che laddove c'è più mancanza di lavoro, i giovani hanno più voglia di autoimprenditorialità e hanno voglia di aprire un'impresa del nostro mondo, un pubblico esercizio. Ogni anno nel nostro settore entrano 15.000 nuovi imprenditori, ma non è solo impresa, è anche lavoratori. I lavoratori del nostro settore hanno una crescita esponenziale come nessun altro settore. Negli ultimi 10 anni è cresciuto tantissimo. Oltre 5 dipendenti su 10 sono donne, il 40% ha meno di 30 anni, il 64% meno di 40 anni. Però abbiamo anche delle criticità che è bene affrontare, è bene autovalutare le criticità per riuscire meglio poi a crescere nel futuro ed essere competitivi. E una delle prime criticità è l'eccesso di offerta. Sicuramente il nostro dato è superiore alla media europea, 4 imprese ogni 1000 abitanti e un elevatissimo turnover imprenditoriale che alimenta poi la frammentazione del nostro settore. Ma per affrontare questa problematica occorre una nuova riforma, perché noi siamo ancora legati a riforme frammentarie che sono assolutamente obsolete nel nostro mondo, la 287 del 91 e le liberalizzazioni Bersani. Quindi occorre scrivere una nuova riforma del nostro settore, indicando anche maggiori barriere d'ingresso, anche per elevare l'offerta. E proprio per questo motivo noi viviamo una criticità che è quella della mancata patrimonializzazione delle imprese, un'esposizione molto grande tra banche e fornitori, con uno spostamento sempre progressivo dell'asse verso i debiti commerciali. È un fenomeno che dopo quest'anno di pandemia assume dei contorni impressionanti. Bisogna davvero capire che possono essere chiusi da un momento all'altro i rubinetti commerciali alle nostre imprese e che le banche, ormai molte banche, giudicano purtroppo i nostri codici Ateco come insolvibili, non più possibili da finanziare. E poi un'altra criticità, quella della mancanza di digitalizzazione, un gravissimo ritardo tecnologico del nostro settore rispetto ad altri, sia nel front office, e penso per esempio alle prenotazioni online, piuttosto che a non affidarsi ad imprese di delivery terze ma gestirla all'interno del proprio pubblico esercizio, ma anche in back office, con la gestione delle scorte, del magazzino, dell'organizzazione aziendale. Questo assolutamente porta a una mancata produttività e un investimento dovuto per essere competitivi. E veniamo ora, dopo aver illustrato quelli che sono i punti di forza e le criticità, a alcune osservazioni sulla proposta del PNRR. Rimarcando una cosa che ci duole davvero rappresentare, cioè che nelle 167 pagine della proposta non venga mai citata la parola ristorazione, pubblico esercizio, gastronomia, attività di intrattenimento. È davvero un deciso distacco dal mondo che noi rappresentiamo. E noi come FIBE vorremmo colmare questo gap che si è venuto a creare. Partendo prima di tutto dalla fine delle criticità, che è quella della digitalizzazione, la missione 1.2. Pensate a quanti big data possiamo noi raccogliere attraverso i flussi di prenotazione, i turisti, ma anche l'utilizzo di risorse agroalimentari. Però in questa missione, nei capitoli transizione 4.0, politiche industriali di filiera e internazionalizzazione, si fa riferimento a delle produzioni manifatturiere, a integrazione di filiera industriale, ma non ai pubblici esercizi. Questo lo consideriamo davvero un approccio miope. Vediamo con apprezzamento il rifinanziamento del fondo di garanzia, ma sottolineiamo che le nostre imprese hanno subito una crisi senza precedenti, sono tra le più colpite in Italia e quindi avremo bisogno di ulteriori risorse in questo fondo per poter riuscire ad uscire dalla crisi, che non è uscito quando arriverà il vaccino, ma ci sarà un periodo di transizione altissimo prima di riuscire a ritornare ai livelli pre-Covid. E poi veniamo alla missione 1.3, una delle più importanti, imprescindibili per questo paese, per il sistema Italia, turismo e cultura 4.0. E a tal proposito vogliamo ricordare che le significative grandezze economiche a cui si fa riferimento quando si parla di turismo sono sempre comprensive del mondo dei pubblici esercizi, anzi è proprio in virtù dei pubblici esercizi che assumono contorni così rilevanti. Lo ricordo, 300.000 imprese, oltre 1.300.000 addetti e 46 miliardi di euro di valore aggiunto. Il problema è però che il numero dei pubblici esercizi in termini di fatturato, occupazione e numerosità di imprese
sono sempre utilizzati per valorizzare la componente turistica, salvo poi non contemplarli espressamente nelle linee di intervento del PNRR. Ci vuole un'inversione di tendenza, ci vuole davvero un approccio integrato per costruire un'Italia turisticamente competitiva. C'è completa assenza, lo ripeto, dei riferimenti della componente legata alla ristorazione, al bar, al pubblico esercizio, stabilimenti balneari, discoteche. Ma com'è possibile pensare ad uno sviluppo di turismo sostenibile senza passare attraverso l'ammodernamento e la riqualificazione anche energetica dei locali, dei pubblici esercizi, dove i pubblici esercizi svolgono la funzione strumentale? E com'è possibile pensare ad una rigenerazione urbana quando le imprese di pubblico esercizio, laddove il turismo magari non c'è, pensiamo per esempio alle periferie o ai piccoli paesi, dove il pubblico esercizio svolge un presidio territoriale, una luce in una strada, i pubblici esercizi svolgono un ruolo sociale fondamentale nei piccoli borghi e piccoli paesi italiani, ma non solo, rappresentano anche un grandissimo valore storico e culturale. In molte città storiche d'Italia tengono in ordine alcuni palazzi storici e soltanto grazie al pubblico esercizio questi palazzi continuano ad essere così importanti. Occorre quindi investire su questi pubblici esercizi, e per avere un turismo competitivo occorre anche avere una rappresentanza delle forze di lavoro turisticamente competitive. Per fare questo occorre investire sulla formazione, per avere un'offerta realmente altamente qualificata, una specializzazione intelligente, competenze professionali importanti. E qui mi piace ricordare due figure importantissime del nostro settore. Uno, il compianto maestro Gualtiero Marchesi, che anni fa ebbe l'intuizione di creare ALMA, la scuola di alta specializzazione gastronomica a Colorno, vicino a Parma, e uno molto più recente, quest'anno la guida Michelin, la guida d'Oltralpe, ha istituito un nuovo premio, Chef Mentor, e quest'anno l'ha dato allo chef Nico Romito per la sua voglia di investire sulla formazione, guardate caso in un borgo quasi dimenticato nel centro dell'Abruzzo, dove proprio ha investito tutto se stesso per formare le nuove competenze di domani. E proprio perché il nostro mondo è formato soprattutto da giovani e donne, e veniamo alla missione 5, occorre investire sulla formazione ma anche sulle nuove forme di lavoro. E non bisogna spaventarsi magari delle forme di tirocinio, di stage, pensando che possano essere competitivi all'apprendistato. No, perché nel nostro settore sono fondamentali. Formazione, tirocinio, apprendistato e contratto. È un percorso fondamentale. L'incentivo all'occupazione dei giovani e delle donne e lo sviluppo al Sud Italia del nostro settore deve e può essere per forza la nuova frontiera del lavoro del pubblico esercizio in Italia. E per concludere, ringraziando del tempo che ci è stato dato, mi piace citare una frase di Samuel Johnson, che dice così: il miglior paesaggio del mondo è migliorato da una buona locanda in primo piano. Ecco, speriamo davvero che sia nel piano nazionale di ripresa e resilienza, ma soprattutto che nel futuro di questo paese in primo piano vengano messi i pubblici esercizi. Grazie mille. Bene, grazie dottor Musacci. C'è qualche collega che vuole rivolgere qualche domanda? Non ne vedo, non vedo segnalazioni nemmeno qui in aula, quindi io la ringrazio di questa sua... Sì, ci sono io, Presidente. Ma non ti vedo, come... Senatore Candiani. Ho un problema di passaggio dal telefono. Bentornato, Senatore Candiani della Lega, una domanda per il dottor Marco Musacci, grazie. Grazie dottore, innanzitutto la ringrazio per il tempo messo a disposizione e per le parole molto accurate con le quali ha dato rappresentazione ai problemi della categoria che ci interessa molto e a cui sta particolarmente a cuore. Le chiedo una cosa, ma siete stati coinvolti nella fase di stesura del piano? La mia è una domanda retorica, perché ovviamente dalle sue parole ne verrebbe da dire il contrario, perché è evidente che se un piano deve ripartire, si deve ripartire a ricostruire laddove i mattoni sono caduti, quindi laddove la casa si è indebolita. L'aspetto ovviamente di coinvolgimento è fondamentale, altrimenti diventa semplicemente una costruzione di un piano astratto
e fuori dalla realtà. Quindi siete stati coinvolti e in che modo? Ci sono stati gli stati generali al tempo piuttosto che contatti diretti con fonti ministeriali, eccetera? E se non siete stati coinvolti, in che termini vi aspettate di essere coinvolti nella ristesura del piano? Grazie. Grazie senatore Candiani. Altre domande? Non ce ne sono. Prego, dottor Musacci. Sì, grazie senatore. Guardi, noi abbiamo avuto, al di là degli stati generali che ormai risalgono a molto tempo fa, quando il piano nazionale non era ancora stato approvato, e noi abbiamo avuto due occasioni, una nel precedente governo Conte 2, in cui abbiamo incontrato il ministro Patuanelli, ma soprattutto la settimana scorsa è stato l'incontro con il ministro Giorgetti, sempre dello stesso ministero, del MISE, in cui, oltre a evidenziare quelli che per noi erano tutte le osservazioni riguardanti i vari decreti ristori, ma anche il piano di ripartenza, abbiamo in un qualche modo sottolineato quello che io oggi ho cercato di rappresentare. Però per rispondere in maniera diretta alla sua domanda, le rispondo con un no. La speranza è che dopo questi incontri, dopo anche l'invito a questa commissione, possa essere rivista questa posizione, possono essere coinvolti appunto anche i pubblici esercizi nel processo di ripresa e resilienza di questo paese. Bene, grazie dottor Musacci. Ove lo considerasse opportuno o utile, per noi lo è senz'altro, e ci volesse mandare delle note scritte rispetto alle cose che ha detto, lo può fare alla mail della segreteria, da dove ha ricevuto la convocazione. Noi intanto la ringraziamo e a presto risentirci. Buona giornata. Grazie a voi, buona giornata e buon lavoro. Bene, abbiamo anche Investitalia già ammessa. Dovremmo avere con noi il dottor De Fazio, direttore generale di Investitalia. Buongiorno dottore, audizione informale. Buongiorno. Sul piano nazionale di ripresa e resilienza, siamo in seduta congiunta 14ª e 5ª, vorremmo conoscere il vostro punto di vista, vi inviteremmo anche a mandarci semmai un appunto scritto rispetto alle cose che ci diciamo questa mattina, per metterlo nella disponibilità di tutti i colleghi commissari. Io intanto le darei la parola, abbiamo all'incirca 30 minuti di tempo, con preghiera magari di stare nei tempi e di riservarci anche qualche minuto finale per eventuali domande dovessero emergere. Grazie dottore della disponibilità, prego, a lei la parola. Grazie Presidente, un saluto a tutti i membri della Commissione. È un'opportunità importante per noi come struttura tecnica della Presidenza del Consiglio, questa che ci date, perché ci consente di condividere con voi alcuni elementi di valutazione che mi auguro possano essere utili anche nel percorso poi di valutazione che vi aspetta rispetto al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Se voi siete d'accordo, io prenderei solo alcuni pochissimi minuti di questa presentazione per descrivere le funzioni, i compiti della nostra struttura, che è una struttura di recente costituzione, una struttura tecnica di missione all'interno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, proprio perché queste funzioni e questi compiti meglio inquadrano l'approccio che abbiamo seguito nel dare il contributo che ci è stato richiesto rispetto alla elaborazione del PNRR. La struttura tecnica di missione Investitalia ha come compiti affidati dalla legge di bilancio per il 2019 l'analisi e la valutazione di programmi di investimento, in particolare quelli di carattere infrastrutturale, così come anche la verifica degli stati di avanzamento di progetti infrastrutturali, in particolar modo quelli legati appunto ai territori e di competenza quindi degli enti locali. Tra le altre competenze c'è l'individuazione di soluzioni operative in materia di piani di investimento in collaborazione e a supporto ovviamente delle amministrazioni competenti, anche con attività di affiancamento delle amministrazioni in fase di realizzazione
laddove si renda necessario un supporto di carattere amministrativo e tecnico. Tra le altre funzioni è quella di individuare ostacoli e criticità nella realizzazione di investimenti e attraverso la elaborazione di soluzioni sia di carattere organizzativo che di carattere tecnico amministrativo, e infine ovviamente attività che pure abbiamo svolto nel corso di questo primo anno di vita della struttura, quella di proporre soluzioni di carattere normativo in materia di investimenti. Lo abbiamo fatto soprattutto in materia di semplificazione legata al settore degli appalti pubblici. In questo contesto e rispetto a queste funzioni, il contributo che ci è stato richiesto negli ultimi mesi rispetto al PNRR è stato guidato, ispirato a due linee di condotta in particolar modo, che sono quelle che riguardano l'accelerazione degli investimenti, quindi la messa in campo di soluzioni per imprimere accelerazione agli investimenti, soprattutto delle amministrazioni che nel corso degli ultimi anni hanno manifestato maggiori criticità in fase di attuazione appunto degli investimenti, soprattutto di quelli infrastrutturali, e quindi anche una attività di affiancamento delle amministrazioni attraverso l'individuazione di soluzioni e di modalità operative nella realizzazione degli interventi, che rispetto al piano sarà ovviamente un elemento decisivo, perché come tutti voi sapete i tempi di realizzazione degli interventi del piano sono tempi molto contingentati, molto ristretti, e che soprattutto hanno pochissimi margini di flessibilità rispetto al rimborso delle risorse. In questo senso il contributo e l'approccio che abbiamo seguito nel dare il contributo rispetto al piano è quello di una valutazione rispetto a logiche di sostenibilità finanziaria e di rapida attuazione, di cantierabilità delle opere. Allo stesso tempo abbiamo cercato di sottolineare nella valutazione delle proposte progettuali che ci sono state sottoposte il tema dell'organizzazione, dell'assetto organizzativo dei soggetti attuatori, che è un tema che sarà fondamentale sicuramente in fase di attuazione degli interventi. Un minuto solo per descrivere le attività fondamentali della struttura, che in realtà sono tutte proiettate e su questo diciamo l'esercizio che tutte le amministrazioni hanno seguito ormai negli ultimi sei mesi rispetto al piano ci ha aiutato nell'orientare tutte le attività che abbiamo avviato rispetto agli obiettivi del piano, in modo tale da rendere coerente queste attività di affiancamento alle amministrazioni nazionali e locali rispetto agli obiettivi del piano. Sono tutte attività che hanno un unico filo conduttore, che è quello della territorialità, ovvero dell'affiancamento delle amministrazioni sul territorio nella realizzazione di piani di investimento. Nel mese di novembre abbiamo lanciato un avviso per finanziare progettazione esecutiva delle città capoluogo di provincia, selezionando 31 città capoluogo di provincia nella realizzazione di progetti pilota di investimento con un carattere fortemente infrastrutturale. Abbiamo individuato e abbiamo premiato in prima battuta e limitatamente alle risorse ovviamente che ci sono state assegnate quest'anno. Della scuola. Magari non sono cresciute. Ma ad esempio nel pubblico. Io sento purtroppo ecco, forse adesso è stato messo il mute. Vi dicevo, insomma, sono tutte progettualità che mirano alla riqualificazione urbana, al recupero e alla rigenerazione di luoghi e all'attrazione di investimenti anche privati, e che però tutte quante queste progettualità sono ispirate appunto agli obiettivi di transizione ecologica, digitale, così come anche affrontano il tema della marginalità sociale, in perfetta coerenza con gli obiettivi della PNRR. Parliamo di una progettazione finanziata appunto da noi per 20 milioni con un effetto leva, quindi con degli investimenti infrastrutturali previsti per circa 340 milioni. Abbiamo voluto dare anche un messaggio, abbiamo selezionato queste progettualità in 23 giorni, proprio perché è importante che le amministrazioni raccolgano da chi deve mettere a disposizione le risorse un messaggio di celerità.
Altra attività che abbiamo messo in campo negli ultimi mesi è anch'essa in piena coerenza con uno degli strumenti che il PNRR sicuramente dovrà mettere in campo, ovvero il partenariato pubblico-privato, è un accordo con l'Agenzia del Demanio per la riqualificazione di aree di beni dismessi attraverso appunto forme di partenariato pubblico-privato. Questo è un tema delicato perché si tratta di uno strumento molto incentivato anche a livello comunitario, ma che a livello nazionale abbiamo praticato non sempre con efficacia e con come dire, risultati incoraggianti. Abbiamo avviato negli ultimi mesi anche una intensa attività di supporto rispetto ai contratti istituzionali di sviluppo, uno strumento di sviluppo territoriale che sul piano nazionale riguarda alcuni territori in particolar modo che come dire, a giudizio del legislatore hanno necessitano di un supporto particolare per ragioni come dire, contingenti e legate al ritardo di sviluppo o a delle situazioni di particolare criticità ambientale, è il caso specifico dell'area di Taranto, con attività di supporto in particolar modo nel settore delle bonifiche, che è un settore, come potete immaginare, di particolare delicatezza. E anch'esso tema ovviamente di piena coerenza con gli obiettivi di transizione ecologica del PNRR. Per il 2021 la legge di bilancio appunto ci assegna ulteriori funzioni, in particolare due: il fondo per l'attrazione di investimenti in aree dismesse per beni dismessi, sarà un fondo ispirato sicuramente ai criteri di sostenibilità ambientale del PNRR. Altra funzione è quello del fondo per la perequazione infrastrutturale, tema sicuramente annoso, che riguarda il gap infrastrutturale tra i vari territori regionali e infraregionali, rispetto ai quali il legislatore ci assegna il compito di fare una ricognizione delle dotazioni infrastrutturali nei vari settori delle diverse aree geografiche del territorio e di definire gli standard di riferimento per la perequazione infrastrutturale. Questa era una premessa che riguarda sicuramente le attività e le funzioni della struttura, ma che in realtà descrive e mi auguro possa aiutare a descrivere l'approccio che abbiamo seguito nel dare il contributo che ci è stato richiesto rispetto alla PNRR. Più direttamente rispetto al piano, sicuramente la prima attività fondamentale e attraverso la quale probabilmente si può avere una chiave di lettura rispetto a tutte le attività successive del piano, anche rispetto alla fase di attuazione, è quello della definizione delle condizioni e dei criteri di valutazione delle proposte progettuali. Molto brevemente, qual è la chiave di lettura che abbiamo adottato nel valutare le proposte che ci sono state sottoposte? Sicuramente la coerenza con gli obiettivi strategici del piano in termini di raggiungimento di una pluralità di obiettivi, che sono quelli noti appunto della transizione ecologica, della resilienza ai rischi connessi alla sicurezza del territorio, dell'impatto occupazionale, così come della coesione territoriale. L'aggregabilità, ovvero la replicabilità degli interventi, questo perché il piano è e deve, come tutti gli strumenti di pianificazione, essere l'occasione per un uso razionale delle risorse, evitando ovviamente duplicazione di strumenti, evitando una ridondanza di strumenti di finanziamento rispetto a progettualità che devono essere sicuramente ispirate a quel principio di demarcazione che a livello comunitario ci viene chiesto già appunto rispetto ad esempio all'uso dei fondi strutturali di investimento europei. La coerenza dei fabbisogni delle risorse richieste dalle singole progettualità, è evidente che i progetti che, per i quali vengono richieste, sono state richieste risorse esclusivamente per il funzionamento di singole progettualità non possono essere ammissibili, non possono essere considerate ammissibili, valutate positivamente,
considerato appunto l'obiettivo di realizzare investimenti infrastrutturali e comunque che abbiano un carattere strutturale, quindi permanente. La tempistica e la modalità di attuazione, come dicevamo prima, il cronoprogramma degli interventi sarà la vera e propria, una delle principali sfide forse del piano, e questo è un tema molto legato alla capacità dei soggetti attuatori. È evidente che occorre nella valutazione appunto di una proposta progettuale tener conto della capacità del soggetto che poi dovrà mettere a terra quelle risorse e raggiungere appunto degli obiettivi intermedi e finali che sono molto stringenti. L'impatto sul potenziale sul PIL è quello di carattere occupazionale, la cantierabilità delle iniziative, che è un tema che ha a che fare anche con la capacità progettuale delle singole amministrazioni, e altro tema appunto che ho già citato, il ricorso a forme di partenariato pubblico-privato. Altra attività che ci ha interessato rispetto al PNRR è la valutazione e l'istruttoria del pacchetto corposo di proposte progettuali che sono pervenute dagli enti locali. In particolar modo c'è stata sottoposta a valutazione una sommatoria di 345 progetti provenienti dalle 14 città metropolitane per un valore di poco più di 42 miliardi di euro. Qui abbiamo ritenuto che fosse importante non solo e non tanto valutare delle proposte da attribuire a singoli enti, quanto piuttosto individuare delle linee di intervento che fossero pienamente coerenti con gli obiettivi del piano e soprattutto che fossero compenetrabili rispetto al contesto strategico appunto definito a livello nazionale rispetto al piano. Da questo punto di vista abbiamo individuato diverse linee di intervento che le stesse città appunto ci hanno sottoposto e che sono riassumibili sostanzialmente in sei macro categorie di intervento, in macro aree. Sicuramente l'area delle scuole è una di quelle maggiormente attenzionate dagli enti locali, quindi interventi di edilizia scolastica. Il tema del trasporto pubblico locale in chiave appunto green, in chiave ecologica, gli interventi in materia di edilizia residenziale pubblica e di housing sociale come strumenti di contrasto alla marginalità sociale, gli impianti di trattamento rifiuti e di economia circolare, di rigenerazione ambientale, probabilmente un po', come dire, sottovalutati rispetto al fabbisogno reale che emerge in realtà a livello territoriale, il tema delle politiche energetiche con proposte anche in materia di sperimentazione sull'idrogeno e poi vari interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana che ovviamente riguardano non solo i centri storici ma anche le aree periferiche. Dal punto di vista dell'attività a supporto delle amministrazioni abbiamo in particolar modo attenzionato, su richiesta ovviamente della cabina di regia, quattro aree che sono quelle della cultura e del turismo, collaborando con il Ministero dei Beni Culturali del Turismo, che oggi ovviamente è stato diviso in due ministeri, il Ministero dell'Interno e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. La seconda area di intervento che ci ha interessato è quello delle infrastrutture di mobilità, che ci ha visto collaborare con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L'altra area è quella della Smart District e della intermodalità logistica integrata, per la quale abbiamo collaborato con il Ministero delle Infrastrutture e dell'Ambiente. E infine il settore della tutela della risorsa idrica e del territorio, che ci ha visto supportare tre ministeri delle infrastrutture, dell'ambiente e delle politiche agricole. Anche qui l'approccio è stato quello di valutare molto la capacità appunto dei soggetti, capacità realizzativa dei soggetti, individuando anche delle soluzioni operative, delle modalità operative che possano scongiurare il rischio di non rispettare il cronoprogramma appunto rigido fissato
dal piano, così come anche la valutazione ha riguardato la coerenza con gli obiettivi e i principi fissati a livello comunitario in tema di sostenibilità ambientale. Basti pensare al tema delle strade, che ovviamente di per sé non sono diciamo così viste di buon occhio a livello comunitario dal punto di vista dell'impatto ambientale, e che tuttavia possono anche essere destinatari di interventi di messa in sicurezza attraverso strumenti di nuova tecnologia o comunque con misure che tengano conto dell'esigenza di ridurre il più possibile l'impatto ambientale dell'intervento. Da questo punto di vista, ovviamente, l'interlocuzione con la task force della Commissione europea ha aiutato e aiuterà sicuramente nelle prossime settimane rispetto al superamento di alcune criticità, di alcune osservazioni critiche che sono state mosse. Mi avvio a conclusione cercando di individuare tre chiavi di lettura, chiamiamole così, che in qualche modo hanno definito e stanno definendo appunto l'approccio che abbiamo seguito come struttura rispetto al contributo che ci è stato richiesto. Il primo è sicuramente quello della sostenibilità finanziaria, che deve condurre a massimizzare la capacità dell'investimento in termini di crescita economica e occupazionale, ma soprattutto per evitare che vengano realizzate delle infrastrutture per le quali alto è il rischio di fallimento in fase di gestione. È evidente che non ci si può consentire il lusso di realizzare infrastrutture per poi vederle, diciamo, abbandonare appunto per una incapacità gestionale nella fase successiva alla realizzazione. L'attuabilità sicuramente è un criterio fondamentale, abbiamo già citato che si tratta davvero di misurare in itinere la capacità dei soggetti attuatori appunto di realizzare le risorse. È molto importante e assolutamente di rilievo sarà la capacità anche di mettere in campo misure rimediali e correttive, oltre che azioni di impulso e di accelerazione. L'impatto territoriale, la tangibilità degli interventi, la loro vicinanza ai territori è una garanzia al tempo stesso di efficacia, perché si consente, diciamo, il coinvolgimento dei territori, una maggiore capacità non solo nella gestione degli interventi, ma anche nella fruizione, ecco, delle infrastrutture realizzate, ma al tempo stesso è anche una garanzia di trasparenza, perché ovviamente si tratta di realizzare infrastrutture laddove c'è un maggior livello di controllo sociale da parte dei cittadini. Concludo menzionando il tema delle riforme, che è un tema, come sapete, fondamentale per il piano, citando tre livelli di intervento che sono in parte già stati attenzionati e che sicuramente saranno, come dire, di assoluto rilievo, dovranno esserlo: il tema della semplificazione degli appalti a livello nazionale, il Parlamento se n'è già occupato, ma mi sembra molto interessante il contenuto delle conclusioni del Consiglio dell'Unione Europea del 25 novembre del 2020 sul tema, e vedremo appunto quali saranno appunto i seguiti di queste conclusioni. Il tema della organizzazione della pubblica amministrazione, un'amministrazione che nei prossimi 6 anni dovrà necessariamente avere il coraggio di organizzarsi non solo e non tanto per strutture, ma per obiettivi e per missioni, mobilitando i funzionari, diciamo, che hanno competenze specifiche nei settori del piano, non con logiche personali individuali, ma con logiche di sistema, anche perché questo consente di valorizzare al meglio le competenze. È già citato l'attivazione di forme e di strumenti semplici e di rapida attuazione di partenariato pubblico e privato, pubblico-privato, che richiede anche una maggiore consapevolezza dal lato del pubblico, delle amministrazioni pubbliche, nella interlocuzione col mondo delle imprese e con i soggetti responsabili degli investimenti. Grazie. Bene, grazie a lei. Chiedo se vi sono delle domande. Sì. Prego, prego, collega Candiani. Grazie Presidente. Grazie dottor De Fazio per la sua relazione molto esaustiva. Senta dottore, mi consentirà il Presidente di fare alcune domande retoriche per avere alcune risposte e poi interloquire ulteriormente. Quanti siete nella vostra struttura? Siamo in 14, siamo una piccola squadra, insomma, ma molto motivata.
agguerrita. Dipendete naturalmente direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sì, siamo ovviamente tutti funzionari, diciamo, in distacco da altre amministrazioni. Certo, per le competenze. Dottore, una delle preoccupazioni che noi abbiamo fin dall'inizio, sulle quali ovviamente dal governo non avevamo avuto le rassicurazioni che lei ci sta dando prima, è quella della disponibilità dei progetti. Lei ha più volte richiamato i progetti che avete valutato e che avete visionato, sui quali ovviamente avete fatto delle valutazioni seguendo i criteri. Ha parlato di un corposo pacchetto di 345 progetti per 42 miliardi solo delle città metropolitane. Questi progetti chi li ha? Noi ovviamente ci siamo espressi rispetto ai progetti che ci sono stati sottoposti. Noi abbiamo ovviamente quelli che abbiamo valutato e penso che siano depositati sicuramente presso il segretariato del CTV, che nel precedente assetto organizzativo era l'organo che poi coinvolgeva le diverse amministrazioni appunto rispetto al PNRR. Certo, perché indubbiamente per poterli valutare avete dovuto avere in mano dei progetti. Ecco, una delle preoccupazioni, e questo me ne faccio, chiedo alla Presidenza di poter acquisire questo materiale, perché è indubbio che il lavoro che hanno fatto questi 14 eroici nostri funzionari deve anche avere una nostra valutazione politica, perché se un principio è stato sempre da parte del governo dichiarato, è quello che il Parlamento non è semplicemente decorativo nell'approvazione del PNRR, ma deve avere anche una valutazione di impatto. Pongo ad esempio una questione sul quale faccio una domanda che non è facile da rispondere, non nella quantità, ma nella certezza. Di tutto il sistema infrastrutturale riusciremo a realizzarlo nei prossimi 5 anni? Perché è indubbio che se parliamo di aggiustare qualche stazione ferroviaria, che è un punto, se parliamo della costruzione delle grosse linee di collegamento in alta velocità, piuttosto che delle intersezioni autostradali più importanti, eccetera, i tempi diventano estremamente importanti. Questi sono macro progetti a cui in fianco stanno ovviamente tutta quella serie di progettualità a cui lei faceva riferimento, anche che si deve interconnettere poi con il settore privato per essere leva e poter muovere poi l'economia realmente. È indubbio che questa valutazione non è da poco, perché nel momento in cui abbiamo davanti uno scenario non di decenni, ma di un lustro sostanzialmente, di 5 anni, queste valutazioni che cosa portano quindi nell'impostazione che è stata data? A darci o a passare al Parlamento solamente una selezione dei progetti, avendo scartato quelli che ritenete o non possono rimanere nei 5 anni piuttosto che altri criteri? Ecco, io chiedo ovviamente se queste valutazioni sono state fatte, ma poi ribadisco tramite la Presidenza, chiedo l'acquisizione in toto del monte progetti che è stato passato alla struttura in questo caso di Investitalia, cosa che ci è sempre stato detto non esistessero, perché questi progetti, ricordo, ci è stato detto che non esistevano e non erano disponibili. Prego per la risposta. Sì, ovviamente diciamo per dovere di cronaca devo ricordare che in alcuni casi obiettivamente è arduo parlare di una proposta progettuale, in alcuni casi ovviamente si è trattato solamente di un'idea progettuale, la proposta è altro, soprattutto ai fini del piano e in considerazione dei criteri che ci vengono richiesti in termini di indicatori, di target, di milestone, è evidente che in alcuni casi, insomma, l'idea, pur buona, intendiamoci, in alcuni casi abbiamo ricevuto anche degli spunti molto interessanti, aveva bisogno di essere in qualche modo elaborata e strutturata per diventare una proposta progettuale. Ad ogni modo, insomma, evidenziava un fabbisogno, ecco, che sicuramente poteva o non poteva, a seconda delle scelte che poi ovviamente possono essere fatte all'interno del piano sulla base della ripartizione, della dotazione finanziaria o di scelte di altro tipo, poteva essere, come dire, attenzionata e quindi elaborata affiancando l'amministrazione proponente. La capacità di rispettare, di realizzare investimenti soprattutto infrastrutturali e soprattutto quelli più complessi, per esempio ad alto contenuto tecnologico, in tempi così rapidi, è evidente, come dicevo prima, che richiede alcune scelte molto coraggiose dal punto di vista organizzativo dell'amministrazione pubblica,
dal punto di vista del coinvolgimento dei soggetti privati, pur nel rispetto di regole di concorrenza e di trasparenza ovviamente, ma richiede scelte coraggiose sul piano della semplificazione del sistema degli affidamenti, quindi degli appalti pubblici. Citavo quella conclusione del Consiglio dell'Unione Europea di novembre perché indica alcune strade che sono in parte già note e si rivolge agli Stati membri sollecitandoli a fare passi in avanti su alcuni temi fondamentali, la digitalizzazione del sistema degli appalti. Quello è uno strumento che sicuramente consente di ridurre la tempistica, così come anche la semplificazione delle procedure amministrative, e poi ci sono alcune sollecitazioni che vengono rivolte direttamente alla Commissione europea affinché adotti delle proposte in materia, per esempio, di innalzamento delle soglie, in materia di semplificazione, in materia di coinvolgimento delle piccole e medie imprese. Quindi sono delle scelte ineludibili se, come deve essere, si vuole rispettare ovviamente quel termine, e che ovviamente non è un termine derogabile, insomma, questa volta lo sappiamo, e quindi bisognerà ovviamente attrezzarsi di conseguenza. Non mi ritengo soddisfatto perché non ho avuto la risposta in merito ai progetti, quindi chiedo ancora l'acquisizione dei progetti, Presidente. Rispondo io, penso che il governo non esiterà a inviarci i progetti quando saranno pronti, se non ce li ha ancora inviati vuol dire che non sono pronti. No Presidente, okay. Perché il dottore ha espresso prima dei giudizi e delle valutazioni, quindi l'hanno fatto su qualche cosa, io questo qualche cosa ritengo che sia mio diritto averlo a disposizione, altrimenti vuol dire che qualcuno sta facendo valutazioni su progetti che noi non conosciamo, fatti da altri evidentemente con un altro interesse. Guardi, come ripeto, sono certo che il governo non esiterà a inviarci i documenti quando saranno pronti, validati, certificati e di possibile valutazione per il Parlamento. Richiedo che grazie. Sia messo verbale il mio dissenso in merito a questa impostazione. Perfetto, perfetto. I documenti su cui il dottor Giancarlo De Fazio ha fatto le valutazioni nell'audizione di commissione, non altri, ma quelli a cui ha fatto riferimento prima, quindi 345 e difatti è una struttura. Per 42 miliardi delle città metropolitane, ovvero le relazioni con l'Agenzia del Demanio, ovvero con il manutentore unico. Sì, sì, è una struttura, difatti Investitalia è una struttura di missione amministrativa che fa capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che quindi non è Parlamento, e quindi può essere consono allo stato delle cose che questa struttura abbia esaminato dei progetti non ancora pronti per essere esaminati dal Parlamento. Grazie, grazie a tutti, grazie. A risentirci. Bene, possiamo continuare con la prossima audizione. Confimpresa Italia, dovremmo avere collegati la dottoressa Antonella Gobbo e il dottor Verdone Carlo. Ben trovati. Buongiorno. Buongiorno. Si sente? Sì, sì, vi sentiamo in modo forte e chiaro e vi lascio direttamente. Bene. Vi lascio direttamente la parola. Grazie. Bene. Intanto buongiorno signor Presidente, onorevoli senatori, componenti di questa commissione. Permettetemi innanzitutto di esprimere a nome della Confederazione Confimprese e di tutte le organizzazioni federate, ANCI, per l'Associazione Nazionale dei Consulenti di Impresa, il caloroso ringraziamento per l'opportunità che è concessa con questa audizione e di poter esprimere il punto di vista delle migliaia di imprese e professionisti sul piano nazionale di ripresa e resilienza. Prima di affrontare le tematiche relative all'oggetto dell'audizione, permettetemi di fare un accenno alla natura dell'organizzazione che rappresentiamo. La Confederazione Confimprese Italia e diverse organizzazioni federate tutelano e promuovono a tutti i livelli i reali interessi della micro, piccola e media impresa e dei professionisti. Rappresentiamo la voce delle imprenditrici e degli imprenditori, dei liberi professionisti, ordinistici e non, che vivono quotidianamente le medesime esperienze, che si confrontano in egual misura con i problemi della produzione, del mercato locale, degli scenari globalizzati e che sono e saranno gli attori del costruendo piano di ripresa e resilienza.
così come oggi stanno soffrendo le conseguenze di questa crisi economica senza precedenti generata dalla pandemia. Signor Presidente, onorevoli senatori, riteniamo fondamentale per il funzionamento democratico dello Stato che le forze parlamentari e di governo si confrontino con le parti sociali e con quelle organizzazioni di categoria che rappresentano il tessuto produttivo del Paese. Per questa ragione ancora una volta siamo grati per l'opportunità che ci è concessa di far sentire la nostra voce. Abbiamo potuto constatare che l'impianto generale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è ancora molto frammentato e indefinito su molti punti cruciali, soprattutto per quanto riguarda le riforme strutturali, che devono essere la base su cui costruire la ripresa e lo sviluppo socio-economico del nostro Paese. È pur vero che questa lacunosità permette una più ampia e articolata discussione. Saranno poi le forze parlamentari e governative a trarre le conclusioni, anche sulla base, ci auguriamo, delle proposte e delle riflessioni emerse durante le numerose audizioni che le varie commissioni parlamentari stanno portando avanti. Ribadiamo con forza quanto già peraltro espresso a più riprese, la convinzione che questo dialogo non possa limitarsi ad un sentire preliminare, ma che debba strutturarsi come un confronto continuo e costruttivo, anche e soprattutto durante la fase di attuazione del piano, onde cogliere spunti e miglioramenti. Quindi ci auguriamo che venga tavolato un piano di confronto costante e continuo con tutte le parti sociali anche durante la fase di attuazione del piano. Le riforme strutturali come fisco, giustizia, costo e politiche attive del lavoro, inclusione sociale, sistema scolastico, digitalizzazione, che il nostro Paese attende da decenni per sdoganare uno sviluppo economico e sociale degno delle aspettative di tutta la nazione, devono essere il motore di quello che è stato definito da più parti come un vero e proprio piano di rinascita dopo questa terribile pandemia. Anche se, permettetemi un piccolo inciso, questa crisi economica è frutto anche di una sostanziale cristallizzazione della crisi avuta origine nel 2008 e diventata nel tempo una crisi di sistema. Siamo consci che i tre pilastri su cui si basa l'intera architettura del piano europeo sono innovazione e digitalizzazione, transizione ecologica ed inclusione sociale. Bisogna però considerare che senza le riforme strutturali prima citate rischiamo di aver impiegato risorse preziose ipotecando il futuro delle prossime generazioni senza potergli offrire una piattaforma di crescita, benessere reale e duratura. Non possiamo e non dobbiamo far gravare sulle nuove generazioni il peso di un eccessivo indebitamento senza offrire una reale opportunità di crescita economica, di maggiore efficienza del sistema paese, di un fisco più equo e di una giustizia più giusta e veloce, di un ammodernamento tecnologico non solo del sistema produttivo, ma anche e soprattutto della pubblica amministrazione e del sistema scolastico nazionale che forma le nuove generazioni, che forma i nostri figli per il futuro dei nostri figli. Ho citato poc'anzi la riforma del fisco. È assolutamente necessario mettere in campo interventi strutturali che possano dare un profilo di maggiore equità sul carico fiscale per le imprese, per i professionisti e per i lavoratori dipendenti, considerando un reale sostegno ai redditi medio-bassi
per raggiungere anche dal punto di vista economico quella inclusione sociale contemplata in più punti nel piano di ripresa e resilienza. In particolare, signor Presidente e onorevoli senatori, si evidenzia come una riforma fiscale articolata su equità, lotta all'evasione e maggiore confidenza tra contribuente e ente impositore possa risultare un moltiplicatore di valori che genererà non solo un maggior gettito erariale, ma anche e soprattutto la consapevolezza di una maggiore efficienza del sistema fiscale. La pandemia ha generato diseguaglianze sociali che rischiano di compromettere nella declinazione più estrema del malcontento la stessa tenuta democratica del Paese. Non possiamo permettere che un fisco iniquo esasperi ancora gli animi e il senso di impotenza di fronte ad uno Stato sordo alle reali necessità dei propri cittadini. In questo senso apprendiamo con favore la decisione da parte del Governo di mettere mano ad una soluzione in tempi molto brevi circa la mole di cartelle esattoriali che l'Agenzia delle Entrate e Riscossioni tra qualche giorno le capiterà ai contribuenti. Ogni volta che parliamo di fisco in rapporto con imprese e professionisti emerge in modo prepotente la problematica dell'evasione. Al di là di preconcetti ideologici sulla natura del fenomeno evasivo, bisogna sottolineare che lo Stato già oggi ha a disposizione tutti gli strumenti informatici per poter esercitare un controllo più rigoroso dei redditi reali. L'erario ha conoscenza dei rapporti bancari, delle transazioni finanziarie, dei beni posti duri, eccetera. Quindi basta solo che questi dati vengano elaborati efficacemente. Un'altra dimostrazione di come si possono utilizzare gli strumenti digitali per combattere le evasioni viene proprio dalla fatturazione elettronica. Dalla sua introduzione nel 2019 c'è stato un aumento del gettito fiscale e persino nel 2020 tale aumento si è verificato, nonostante la grave crisi. Questo fa capire come sia importante semplificare la comunicazione dei dati tra impresa e fisco e allo stesso tempo eliminando burocratici adempimenti inutili e dannosi per l'efficienza e la produttività sia delle imprese che della pubblica amministrazione. Quando parliamo di maggiore equità fiscale, ci riferiamo anche alla tassazione delle grandi piattaforme informatiche gestite dai colossi del web. Più volte questa riforma è stata proposta, ma mai compiutamente normata e applicata. Eppure il maggior gettito potrebbe finanziare abbondantemente, per esempio, il processo di digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese e i professionisti italiani, oltre che a dotare di più moderni strumenti informatici scuole e università. Quindi una riforma del fisco a 360 gradi, che non si limiti solo all'IRPEF, ma che contempli anche basi imponibili di altri redditi, redditi derivanti da proprietà immobiliari, proprietà finanziarie e redditi di lavoro autonomo. Una riforma fiscale, signor Presidente, onorevoli senatori, che non deprime, ma che sia orientata alla crescita, al sostegno dei redditi più bassi e allo sviluppo dello spirito imprenditoriale delle piccole e medie imprese, vera ossatura economica e produttiva di questo Paese. Ribadiamo, un fisco equo e un ente impositore amico del contribuente e non ostacolo alle legittime aspirazioni di benessere e di affermazione personale, peraltro garantite dalla nostra bellissima Costituzione.
Abbiamo prima detto che uno dei cardini del piano di ripresa e resilienza è la digitalizzazione e lo sviluppo tecnologico. Ebbene, la grave crisi pandemica che stiamo vivendo ci ha messo di fronte a un dato di fatto. Le imprese italiane, il sistema scolastico e la pubblica amministrazione hanno ancora molte lacune e aree di inefficienza relative alla digitalizzazione dei processi operativi. Mancano ancora un'ampia fascia della popolazione e delle microimprese hardware e software all'avanguardia, oltre ad una cultura digitale che stenta a decollare anche all'interno della pubblica amministrazione, per non parlare poi del sistema scolastico che si è provato a gestire una didattica a distanza tra mille problematiche e non solo per mancanza di strumenti operativi, ma anche per una scarsa preparazione digitale di un'ampia fascia. Il mondo dei professionisti è certamente più avanti nell'utilizzo degli strumenti informatici, ma sconta una totale mancanza di aiuti economici da parte dello Stato per far fronte agli ingenti investimenti che occorrono per raggiungere la massima efficienza. Voglio solo, permettetemi, di ricordare che il voucher digitalizzazione messo in campo dal MISE qualche anno fa e purtroppo dimostratosi assolutamente inadeguato per ampiezza delle risorse messe a disposizione, escludeva i liberi professionisti. Cioè escludeva proprio quelle categorie che per molti versi collaborano con la pubblica amministrazione. Penso ai commercialisti, ai consulenti del lavoro, agli avvocati, nella gestione del fisco, della giustizia, del mondo del lavoro. In questo ambito proponiamo il rifinanziamento del voucher digitalizzazione, ma non come misura sportiva, che ha dimostrato tutta una serie di inefficienze, ma come credito di imposta automatico al 100%, includendo anche i liberi professionisti. Adesso poniamo grandi speranze nelle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, affinché si possa finalmente dotare l'intero sistema produttivo, pubblica amministrazione, di quelle tecnologie e competenze che ci permettono di crescere e competere anche a livello internazionale. Siamo un grande paese e non dubito che la politica saprà questa volta dare una risposta chiara e fattiva. Noi di Confimprese vigileremo e daremo tutto il nostro contributo affinché ciò diventi realtà. Abbiamo parlato di digitalizzazione e sviluppo delle competenze digitali. Non possiamo quindi non parlare di formazione aziendale e professionale continua. A tale proposito auspichiamo che la misura agevolativa contenuta nel Piano Nazionale Transizione 4.0, definita appunto Formazione 4.0, diventi una misura strutturale e non episodica. Bisogna incentivare concretamente le imprese a fare formazione costante per lo sviluppo di nuove competenze in maniera da essere più efficienti, produttive e competitive sul mercato interno e internazionale. Proponiamo di integrare la misura in questione con l'allargamento della base di fruizione ai liberi professionisti, sia ordinistici che non, anche senza la presenza di liberi. La loro esclusione dai benefici del credito di imposta previsti da Formazione 4 è iniqua e discriminante. Ogni libero professionista impiega tempo e risorse per potersi formare e perfezionare non solo nella propria materia di elezione, ma anche nelle moderne tecnologie, negli strumenti informatici che gli permettono di dialogare in modo efficiente e produttivo con la pubblica amministrazione,
e con l'utenza dei propri servizi. Più di altre categorie non possono permettersi di rimanere indietro nelle competenze digitali. Signor Presidente, onorevoli senatori, sarebbero di fatto tagliati fuori dal mercato. Per ultimo, permettetemi di affrontare il tema dell'internazionalizzazione delle micro e piccole e medie imprese. Sappiamo benissimo che elementi di eccellenza del Made in Italy in molti casi è rappresentato proprio dalle micro e piccole aziende. Queste realtà imprenditoriali che conosciamo bene e che rappresentiamo come Confimprese Italia da oltre 25 anni devono essere maggiormente sostenute ed aiutate a competere sul mercato internazionale attraverso competenze manageriali altamente qualificate e facilitando ed incentivando finanziariamente sistemi di rete d'impresa che di fatto permettono di superare quei gap strutturali legati sia alla dimensione aziendale che all'esiguità delle risorse economiche a disposizione. Concludo sottolineando che abbiamo consapevolezza del difficile compito che le forze parlamentari e governative hanno nel definire progetti e iniziative da inserire nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. E di fatto un'occasione unica ed irripetibile per rendere il nostro paese moderno, efficiente, produttivo e competitivo. È un'occasione che non possiamo e non dobbiamo assolutamente perdere per poter competere nello scenario dei mercati mondiali. A maggior ragione esortiamo, partendo proprio dalla Presidenza e dai componenti di questa autorevolissima Commissione, la politica di intavolare un dialogo costante con tutte le forze sociali ed economiche del Paese. Le associazioni di categoria come Confimpresa, anzi per tutte le associazioni federate rappresentano una ricchezza inestimabile di esperienza, sapere, conoscenza del territorio, e tutto questo è al servizio delle istituzioni e dell'azione politica. Io vi ringrazio moltissimo per la vostra attenzione, vi rimando per ulteriori approfondimenti al documento che il nostro centro studi sta elaborando, ulteriori proposte e riflessioni, e tra le altre cose daremo anche eventuali risposte a domande che gli autorevoli commissari vorranno porci. Intanto permettetemi di passare la parola alla collega, la dottoressa Antonella Gobbo, per un approfondimento delle tematiche legate che ci sono particolarmente a cuore alle politiche attive del lavoro, alla riforma degli ammortizzatori sociali. Grazie ancora, grazie per la vostra attenzione. Grazie a lei. Prego, dottoressa Gobbo. Sì, ringrazio. Buongiorno a tutti. Grazie per l'opportunità che ci avete fornito. Voglio essere abbastanza, sintetica, ma vorrei porvi dei piccoli problemi quotidiani che già il mio ruolo all'interno della presidenza di Confimpresa Italia, ma soprattutto il lavoro, io sono una commercialista da 27 anni, mi dà l'opportunità oggi di illustrarvi quello che tutti i giorni praticamente viviamo sulla nostra pelle. Ora è verissimo che questo Covid ci ha fatto travolgere la vita. Oggi però dobbiamo andare a prendere il meglio che possiamo, quindi oltre alla precedenza assoluta della sanità e dell'istruzione, che ritengo siano fondamentali, tutto il resto dovrà servire per migliorare i servizi ai cittadini.
e soprattutto rendere competitivi a livello internazionale le aziende italiane. Io ho partecipato alla sottoscrizione del patto dell'export. E se parliamo di export non possiamo tralasciare le problematiche quotidiane della nostra burocrazia e fiscalità. In Italia purtroppo si perdono le commesse per pochi centesimi di euro, che però risultano determinanti per la redditività di quell'impresa. Mi riferisco per esempio alle accise, ai costi intermedi, tutta la parte della logistica, le pedaggi autostradali, tutto quello che le nostre aziende sono tenute a sostenere per la produzione. Ecco, rivedere questo ambito potrebbe evidenziare già un primo cambiamento, senza dimenticare purtroppo il sistema bancario. Dobbiamo entrare nell'ottica che le banche devono essere i veri partner delle aziende. Proprio ieri, o meglio il 28 febbraio, le banche hanno addebitato interessi sui conti correnti dei propri correntisti per i finanziamenti affido o quant'altro del 2020. Oggi 2 marzo una grandissima percentuale di aziende sono in sofferenza perché quegli interessi li hanno fatti sconfinare e quindi ad oggi non sono in grado di pagare riba, bonifici e quant'altro. E io ritengo che un sistema bancario che effettivamente vada a comprendere quello che stiamo vivendo, questa operazione poteva essere altamente evitata. Oggi le aziende soffrono purtroppo di queste norme obsolete, che noi parliamo tanto di innovazione, di digitalizzazione e quant'altro, ma è proprio dalla macchina centrale che troviamo la resistenza più forte. Per quanto riguarda la burocrazia, ritengo che le autocertificazioni sono completamente inutili e superflue. La pubblica amministrazione ha accelerato l'introduzione dello SPID, quindi se è vero che con lo SPID si può fare tutto, i modelli diventano superflui. Noi non dobbiamo più presentare domande che contengono una serie di caselle, di dati già ben conosciuti all'amministrazione. Deve essere tutto identificato o col codice fiscale della società o con il REA delle Camere di Commercio, mantenendo il ruolo alto delle Camere di Commercio, altrimenti continuiamo a produrre carta che vuoi che adesso va sulla digitalizzazione, ma di fatto è solo una perdita di tempo. Giustamente, come anche commercialista, perché voglio dire l'ho sofferto sulla mia pelle, la pubblica amministrazione deve riconoscere i ruoli di determinati professionisti, come è vero che ci sono stati i medici, gli infermieri e quant'altro a sostegno delle aziende in questo periodo Covid, ci sono stati tutti i consulenti aziendali, i commercialisti, i revisori e i consulenti del lavoro. Siamo stati esclusi da tutto, non abbiamo preso nulla, siamo stati esclusi dai fondi perduti, dai ristori di 1, 2, 3, 4. Non abbiamo preso nulla e abbiamo lavorato in una maniera incessante. Tra parentesi, siamo stati i primi ad organizzare i programmi e le strutture e le piattaforme per andare con lo smart working. Vi dico che oggi un commercialista che lavora con un sistema ottimo spende dai 25 ai 30 mila euro l'anno di programma di contabilità e non fa altro che il braccio lungo della pubblica amministrazione. Quindi riconoscete a breve i ruoli dei professionisti, evitando invece di dare ancora sussidi ai finti professionisti che negli anni hanno fatto praticamente piazza pulita su una parte del mercato del lavoro nostro, delle consulenze. Un altro dato importante sono le ritenute di acconto che i professionisti devono ancora scontare. Se è vero che si parla di equità fiscale, evitiamo di togliergli anche la ritenuta d'acconto, che non è altro che un autofinanziamento che ogni mese noi facciamo allo Stato. Per quanto riguarda il costo del lavoro, ottime tutte le iniziative che riguardano la decontribuzione e soprattutto perché portano l'incentivo. Ma c'è una norma del 2007 che ritengo particolarmente antica, è quella che il Ministero del Lavoro insieme all'INPS ancora adotta per quanto riguarda i DURC.
se un'azienda non paga un mese di contribuzione perché è andata in default, perde di fatto tutta l'agevolazione contributiva in maniera retroattiva. Questo porta non solo un problema di cassa, ma porta un problema proprio di regolarità dei bilanci sia fiscali che attestati, quindi porta un problema di falsi bilanci e di false attestazioni da parte dei revisori. Questo anche perché la macchina INPS risponde dopo 2-3 anni, quindi non è un dato che di fatto può essere quantificabile. Questi sono solo alcuni esempi, mi verrebbe da parlare ancora di locazioni commerciali a tasso agevolato per quanto riguarda l'IRPEF, di una riforma anche degli sfratti, ce ne sono tantissime di situazioni, ma vi prego date un segno importante e veloce, perché la gente è stanca e ha bisogno di questo, ha bisogno di portare a casa il pane e voi sapete come fare. Grazie. Grazie a lei dottoressa, grazie dottore Verdone, non ho registrato richieste di intervento o di domande, quindi io vi ringrazio anche per averci inviato la nota che abbiamo messo nella disponibilità di tutti i commissari e quindi vi saluto e dichiaro conclusa questa parte di audizione. Grazie signor Presidente, grazie. Buona giornata. Buona giornata. Arrivederci. Per i colleghi invece sospendiamo la seduta fino alle ore 12. Avremo l'audizione del commissario Gentiloni in congiunta anche con la 14ª e la 5ª della Camera. Quindi ci vediamo fra una mezz'oretta circa. Grazie.